Ciao a tutti e benvenuti all'ultimo capitolo della trilogia di Tomb Raider, che io ho già giocato al tempo quando è uscito, però per conto mio non l'ho mai portato sul canale. Ovviamente, come tutto, anche i pranzi e le cene di ieri, per dire, non mi ricordo che ho mangiato, quindi figuriamoci se mi ricordo questo capitolo di Tomb Raider, ma anche no, ecco. Per cui era tempo di portare quest'ultimo capitolo, che è Shadow, senza la finale. E hanno annunciato che è in lavorazione il quarto capitolo della serie, e con un motore grafico nuovo, quindi cercherò di dirlo bene, però mi si singua imbroglia, perché in realtà è mattina e io sto registrando di mattina, perché poi comunque il pomeriggio lavoro. Mi sono svegliata da poco, quindi ho la bocca ancora impastata più del solito. E allora, il nuovo motore grafico con cui stanno facendo il quarto capitolo di Tomb Raider è l'Unreal Engine 5. Io ho fatta! Quindi, cioè, una grafica spettacolare, tipo, cioè, molto molto realistica, da film, oserei dire, no? Abbiamo visto qualche trailer quando è cominciato a trapelare questo nuovo motore, per cui sappiamo tutti di cosa si tratta. E io personalmente, cioè, su un gioco come Tomb Raider non vedo l'ora di giocare al quarto con quel motore grafico. E allora, detto questo, bando alle ciance, avviamo una nuova partita. E sì, perché ci ho appunto giocato, però non mi ricordo una ceppa. Allora, e queste sono le difficoltà. Difficoltà generale, rito di passaggio sarebbe normale, tutt'uno con la giungla difficile, ossessione mortale molto difficile. Allora, io in realtà volevo giocare ossessione mortale, perché non mi ricordo proprio nel dettaglio, però mi ricordo che è stato, rispetto agli altri due, l'ho trovato molto semplice come gioco. Però poi ho pensato, non ti sta a complicare la vita, perché io voglio portare altri titoli sul canale, per cui senza che ci complichiamo la vita, ecco, io lo faccio giusto per completezza, perché c'è il primo e il secondo sul canale, vi lascio il link in descrizione sotto al video, casomai qualcuno volesse recuperare o non li avesse visti, ci sono il primo e il secondo. E dunque, farei tutt'uno con la giungla difficile, mi voglio mettere alla prova. E però, combattimento, rigenerazione di salute disattivata in combattimento, cassa di munizioni rare, merito non visibile, quindi non c'ho manco la mira assistita. I nemici hanno più salute, causano danni maggiori, individuano l'area più velocemente. I nemici non vengono evidenziati dall'istinto di sopravvivenza. Vabbè, ci può stare. Difficoltà di esplorazione, no vernice bianca sui percorsi importanti, tempo di presa d'emergenza ridotto, istinto di sopravvivenza disabilitato durante l'esplorazione, il fuoco nei campi base spento. Ecco, questo già mi mette un po' in difficoltà. Difficoltà enigmi, niente suggerimenti, istinto di sopravvivenza disabilitato, meno tempo per gli enigmi, no. Allora, si può fare che io faccio difficoltà di combattimento difficile e esplorazione enigmi normale? Si può fare? No, non, no, devi fare così. Ma, cioè, se io metto difficoltà di esplorazione normale, enigmi normale, mi dà rito di passaggio. Però il combattimento resta difficile. È perché poi dopo non mi va di perdere tempo se non vedo la vernice bianca sui percorsi, capito? Cioè, perdo troppo tempo. Per la presa d'emergenza, il fuoco nei campi è spento, cioè, mi vorrei facilitare la cosa. Allora, vabbè, facciamo che la difficoltà di combattimento però è difficile. Esplorazione enigmi facile, perché sennò io perdo un sacco di tempo, raga, lo dico. Tamose. Speriamo che nel quarto la cosa sia più, senza tutta sta scelta. Cioè, se è difficile, è difficile, punto. Normale, è normale.
Molto difficile, molto difficile. Shadow of the Tomb Raider è stato creato da un team vario e talentuoso, formato da persone di genere, origini, etnie, credenze religiose e personalità diversificate. Nonostante non sia basato su eventi realmente accaduti e rappresenti un'opera di fantasia, il gioco è stato sviluppato con l'aiuto di uno storico e di un gruppo di consulenti culturali. Questa diversità e la collaborazione ve la leggete per conto vostro, perché io non ce l'ho fatta. Si fa però, eh. For our friends, Mike Sherlock. Ho letto bene? Attenzione, attenzione. È il mio cuore. John, mi senti? Solo incastrata. Una roccia mi blocca la gamba. Aspetta, cerco aiuto. No, sono alle costole della Trinità. Non voglio attirare l'attenzione. Sto arrivando. Non ci vorrà molto. Ok, eccoci qua con la nostra Lara. Damosi. Maretta. Sono solo incastrata con la gamba, niente di che. Mi sono dimenticata di dirvi che siamo su PC, ovviamente. Sto giocando questo titolo da Steam. Comunque già così è bellissima, figuriamoci col nuovo motore grafico. Ok, la famo? Come devo fare? Come ti aiuto? Ok, così. Damose. Meno male che sei magra. Che sei. Cioè, la vedevo tosta, eh. Dai, dai così, vai, vai, vai. Non vai? Sì. Grand'errima. Benissimo, strettissimo. Ma lei è agilissima. Fa molto. Tanta attività fisica. Attenzione, attenzione. Ci sono delle scosse di assestamento. Ecco, adesso, cosa che mi sono chiesta anche nella prima run, da sto buchetto, come ci esce? Boh, vabbè. Non si sa. Ah.
Ok, col nastro sei attappata la... sei incerottata la ferita. Magari è pure un nastro da carrozziere. Aie. Distintivo della Trinità, un simbolo che rappresenta la Trinità. Movimento base, usa L per muoverti e premi A per John, saltare. Sono fuori. Fa attenzione, la via d'accesso è piena di trappole. Alla Trinità serve ancora. Stanno proteggendo qualcosa. 6 settimane e ancora non sappiamo chi guida la cellula locale della Trinità. Ma ho parlato con la gente del villaggio. Sono tutti contenti perché pare che al giorno dei morti verrà un VIP. Si chiama Dominguez. Dovremmo partire da qui. Comunque guardate che spettacolo, cioè, è una cosa pazzesca. I paesaggi di sto Tomb Raider sono veramente spettacolari. Tagli così la retta. Tagli così. E quindi? Che devo fare? Ah, allora, arrampicata su strabiombo, muovi LS in avanti e premi A per saltare in superficie a sporgenza. Ok, quindi così. LS in avanti, sto premendo. La ritta! Ma... ah, ecco, dicevo io. Attenzione, attenzione, attenzione. Muoversi sugli strabiombi, usa LS per muoverti sulla sporgenza. Va bene. Spettacolo, vieni. Vai su, vai su, vai su. Ok. Salta. Mazza che agilità. Benissimo. Olè. Spettacolo, 50 punti esperienza. Ce l'ho fatta. Io sto entrando, ci sono quasi. Scusa se non ho atteso, attento. Scusa se non ho atteso, attento. Lì c'è un tischio comunque, non so se vedete. C'è un tischio. Lara! Cavolo, questo posto è enorme. Direi che la ricerca è stata utile. Sappiamo cosa vuole la Trinità. Già, volevano tenerci fuori a tutti i costi. Ringraziamo le note di tuo padre. Ti ho vista mentre il passaggio ti crollava addosso. Non vuoi che ti guardi la ferita? No, sto bene. Questo cos'è? Costellazioni. Questa iscrizione è una specie di enigma. Pesci rosa? Pesci rosa. Una montagna incoronata d'argento. C'è una data qui. Ma qualcosa non quadra. È stata danneggiata, forse intenzionalmente. Perché la Trinità l'avrebbe sabotata? Di solito distruggono tutto. No, i danni sono precedenti. Ma chi potrebbe averlo alterato? Ops. Lara. Dobbiamo uscire di qui. Lara! No, ancora un secondo. Andiamo. Forza, forza! Presto! Come corro? Avanti! Se non mi avessi portata via, sarei ancora lì a fare foto. Saresti ancora lì, non a fare foto, però. Smettila. Ehi, vuoi riposarti un po'? Magari ci vediamo al caffè. Il dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè pare che si mangi molto bene. Conosco il cuoco. Non ho molta fame.
Dopo tutto questo casino, io sto morendo. Mangerei una balena. Cozumel, Messico. Eccolo là. Ci sono novità sul dottor Dominguez? Non molte. Dirige gli scavi della Trinità in zona. Mio padre l'ha menzionato nel suo diario. Più di una volta. È un esperto di rovine precoloniali. Dicono che sia un tipo in gamba. Un bel aiuto in città. Come va la ferita? Jonah, guarda. L'enigma. Sono indicazioni. Per trovare la città segreta vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa. Sì, io ci ho pensato. Sono i delfini rosa, si trovano in Amazzonia. E continua. Poi insegui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento. E guarda qui. Questa è la costellazione dell'Idra, il serpente, e questa stella è il cuore. Tramonta a sud-ovest. Quindi a sud-ovest del Rio delle Amazzoni. Brasile? Perù. Perù. Ok, questa data trovata alle rovine. Se guardi con attenzione, è danneggiata. Questo numero, a prima vista, potrebbe sembrare un 13 Maya, ma se fosse in realtà un 8, con la precessione... Cioè? La precessione... La Terra è inclinata e col tempo le stelle cambiano posizione sull'orizzonte. È importante se navighi seguendo le stelle. Okay. Nel calendario Maya corrisponde a 2000 anni di differenza. A quel tempo il cuore del serpente tramontava a ovest. Ecco perché è in Perù e non in Brasile. La Trinità cerca nel posto sbagliato. Esatto. Dobbiamo cercare la montagna incoronata d'argento in Perù. C'è anche qualcos'altro che riguarda una chiave. Cosa cerca la Trinità nella città segreta? Dottore, abbiamo trovato qualcosa allo scavo. Davvero? Andiamo. Hai sentito anche tu? Vediamo dove ci porta. Lara, aspetta. Questo posto è sorvegliato. Mimetizziamoci. Perfetto. Lì della Trinità sono armati. Ho saputo che hanno portato rinforzi. Gli starò alla larga. Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra cellula. Sapranno che siamo stati all'altro sito. Una seratina tranquilla. Ma dove è andato Dominguez? Non può essere. Deve essere in cortile. Già. Diamo un'occhiata. Qualcuno saprà dirci qualcosa. Nell'ombra, trovo Dominguez. Ok, allora aspetta un attimo. Ma dobbiamo chiedere informazioni? Per di qua? Tipo questa. Non è che c'è il copyright su sta musica, no? Dove è? Continuiamo a cercare. Ma ti rendi conto? L'abbiamo beccato che beveva le offrendas. Oh mamma, anch'io da bambina ero discola come lui. Non c'è bisogno di punirlo. Ci penserà la tequila. Ne ha bevuta un bel po'. Ragazzi, tu sì che hai capito tutto dalla vita. Vivo. Continuiamo a cercare. Sei imbriacato con la tequila. Vabbè. Allora come va? Bene, si evita di pensarci. Guarda, è per mio padre. Forse potrei accenderne uno per mia madre. Non sono abituata a tutta questa gente. Meglio gli immortali. Manco io. No, va bene così. Quindi dobbiamo anche interagire con la gente qui. Ah, interposto, le bistecche. Io c'ho fame. Non ho fatto manco colazione. Porca puzzona, fasciatissima. Attenzione. Casse di risorse. Cerca di entrare in vari contenitori per trovare risorse comuni. Ok. Senta, ci può fare qualcosa pure a noi? Ambi di roba. Quelle sono pannocchie bruciate però, cioè, posso dire? Magari noi prendiamo questo bisteccone? No? Vabbè, niente, non ci dà niente nessuno, a me mi è venuto a fare.
Sì, però le pannocchie le bruciate. Posso assaggiare io? No, niente, ci danno una cippa. Cos'è che ti ha fatto sorridere prima dalla fioraria? Le dahlie erano i fiori preferiti di Jonah. È al cancello. Lo vedo. Erano i fiori preferiti da... Quindi dobbiamo fare, andiamo avanti. Vado? Beh, non devono sì. Credo ci sia un altro modo per scavalcare. A loro ci penso io. Ehi, ragazzi, come va? Bene, ma da qui non si passa. Mi hanno detto che c'era un bel festino delle pollastre truccate da pesca. Voi non ne sapete nulla. Non è un posto per turisti. Sì, ma sai, è Maria che mi ha invitato. La conoscete? È mia cugina. La mia abuela era di qui, anche se non sembra. Io volevo fare un'offerta. Cosa fate con le lenzuola? Ok, fa niente. Vedo che siete impegnati. Non vi farò perdere altro tempo. Buona giornata. Grazie per il vostro prezioso lavoro. Ciao. Preziosissimo proprio. Allora, Jonah, ci sono. Bene. Quelle guardie prima non c'erano. Dominguez deve sospettare qualcosa. Una foto di Jonah Maiava. Scusate, permesso? Ecco, appunto. Scusate. Allora, spippoliamo un po' in giro. Vedi, attenzione. Medicinali naturali usati per curare. Perfetto. Salve. Cioè, ma sembra un cimitero questo. Spippolo un attimo di qua, signora. Condoglianze. Sì, è un cimitero, effettivamente. Attenzione, c'è un cos'è? Tessuto, pezzi di tessuto utili per creare frecce speciali, molotov, migliorare le armi e ripristinare i completi. Perfetto, qua si può passare. C'è la signora. Andiamo in per di qua. Spippolare. Extraneo amor. Che vuol dire? Non ho capito. Contatto con l'alto consiglio, comandante. Sì, signore. Anche dopo il fiasco in Brasile, nessuno dubita della sua leadership nell'organizzazione. Ormai andiamo fino in fondo. Sì, signore. Sono pronti a tutto. Ok. Quindi se potremmo da... Ci fate passare, permesso? Scusate. Ammazza. Cioè, io e Lara proprio in simbiosi. Mica per niente. Cioè, John, lei e Lara sono... Dominguez non è solo il leader di questa cellula. Credo sia il capo della Trinità. Facciamo attenzione. Lara. Sì, ho capito. Sì, non ti preoccupare, che stiamo attenti. Poi ci sto io che ti sta preoccupando. Punto perché ci sto io. Devi stare tranquillo. Io spippolo un attimino in giro perché magari ci sono altre cose. Ho visto che ci sono cose, ma no, non c'è niente. Vi lasciamo le vostre preghiere e noi proseguiamo il nostro cammino obiettivo. Ma l'istinto di sopravvivenza com'era, che non me lo ricordo? Ah, così, vediamo un po'. Ok, damose. Mi scusi. Disculpe, signorita. Colpa mia. Sono belle queste feste, sono caratteristiche. Comunque una mazione ce voglio andare pure io, Sì. È scattata una trappola nel primo sì. Crediamo sia stata Croft. Aspetta. Che c'è? Voglio conferme, comandante. Basta tirare a indovinare. Farò in modo di avere conferma visiva. Jonah, forse mi hanno visto. Provo a passare dal vicolo. Io troverò un'altra strada. Come suedo? Insegnare. E te insegno io. Chica. Te insegno io, chica. Son muchos de sus hombres.
La prudenza non è mai troppa. Sei molto gentile. Ti ringrazio. Proseguiamo. Gli ha dato una melas. Una melas su cosas? Hasta luego. Hasta la vista. Hasta tutto, insomma. Sì, parla il comandante Rourke. Dominguez vuole la conferma che Croft è qui. La foto ce l'hai, donna, caucasica, sui 20 anni. È chiaro? Beh. Bene, la troveranno. Bene, non voglio che entri nessuno. No, no, non entra nessuno, non ti preoccupa. Solo noi entriamo. È vero? La retta? Taglie. Ma intanto ci impariamo anche il messicano. Ehi, fuori dal mio ufficio. Come? Chiudi la porta quando esci. Certo. Ma stai sulla monnezza? Questo è il tuo ufficio? Ma vabbè. Tranquillo, va a giocare. Lo mai sento il dolore, lo sente. Trovate in questo sito. È la chiave per la fase successiva. È il momento, saremo pronti. Qui tocca abbassasse, ok. John, sono entrati nella zona di scavo. È recintata e c'è una guardia al cancello. Troverò un altro modo di entrare. Ho una buona visuale. Controllo il perimetro. Ok, trova un'altra entrata. Dell'line per di là, aspetta. Qua c'è qualcosa. Ok, damose. Arrampicati sui muri. Premi A per saltare nuovamente, ok. Ci siamo tolti pure la giacchettella. Deve esserci dell'altro in queste rovine. Una piramide Maya dentro una specie di grotta. Affascinante. Attenzione. Sentire nulla. No, no, ti prego. Non complicare inutilmente le cose. Ispeziona l'area. Ok, ispezioniamo l'area. È solo colpa tua. Allora, vuoi muoverti? Vogliono che rientriamo al più presto. Zero testimoni. No, ti prego, no. Ferma l'esecuzione. Come faccio? Uccidiamo prima questo. Poi quello. Sono un ufficiale governativo. Devo esserci anch'io. Mi spiace, caro il mio capo archeologo. Ma il tuo contratto è terminato. No, vi prego. Posso pagarvi. Ho i soldi. Hola. Stai tranquillo. Ti abbiamo salvato. Lavori per la Trinità? Cosa hanno scoperto? Hanno cercato l'ingresso del tempio per molti anni. Oggi l'abbiamo trovato. Devo avvisare mia sorella. Sta venendo qui. Ok. Jonah, la Trinità ha provato a uccidere un archeologo locale. Oddio. Devo scoprire cosa stanno cercando. Oh, vedi? L'istinto di sopravvivenza mi serve. A tutte le unità, prepararsi all'operazione Blackout. Meglio guardare in quelle rovine. Sì, sì, no, guardo perché c'è un sacco di roba da prendere. Cioè, senza l'istinto di sopravvivenza, ma sai le cose che mi perdevo? A me mi serve proprio, cioè, tipo indicazioni stradali. Meglio guardare in quelle rovine. Sì, sì, adesso andiamo. Un attimo, fammi spippolare in giro. Dobbiamo prendere cose. Oh. Infatti, in questo senso, spero che il quarto sia. Cioè, è difficile,
senza sta poi a mettere tutte queste opzioni. Meglio dare un'occhiata a quelle rovine. Oddio, la retta. Abbiamo preso tutto? Pare di sì. Vamos. Conosco questa figura. Ishel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. C'è un'iscrizione. Shashel, la chiave si trova oltre il suo sguardo. La chiave. Eccola. L'ingresso deve essere laggiù. Shashel e Ishel. Non mi resta che scendere. Un'illustrazione della divinità. Allora, dobbiamo scendere, quindi... Dai, così. Discesa in corda, premi LT o RT per calarti. Ok, così dovrebbe andare. Ok, quindi scendiamo proprio, no? Sganciatela. C'è qualcosa? Anche no? Proseguiamo. Dunque. Olè. Qui comandante Rourke. Voglio il sito sicuro ora. Quando arriva il dottor Dominguez entriamo tutti insieme. No, devi discendere con la corda. Allora, dove dobbiamo andare? De là. Ok, de là, quindi puoi scendere qua. Attenzione, oh. Qui è morte certa, eh. Allora, qui c'è niente? No. Allora, mo dobbiamo saltare. Olè. Attenzione. Capirai. Pure questi qui, cioè, le prese erano... Duravano un attimo. Saremmo morte come se non ci fosse un domani. Oddio! Allora, premi A per saltare nuovamente. Ok. Preparatevi tutti. Il dottor Dominguez sta scendendo. Devo sbrigarmi. Ho capito, devo sbrigarmi. Siamo su una costiera molto costosa. Discesa con la corda. Discesa per... Ah. Oh. Attenzione. Allora, cerchiamo di... cerchiamo di, ho capito. Sì, ci dobbiamo muovere così e poi appiccarci lì. Una parola. Guarda come morimo, No, ce l'abbiamo fatta, zitti, Allora, adesso tocca arrampicare. La statua guarda verso la grotta. Che è in per di là. Ok, non scendi più di così. Ah, la corda tocca usare. Ah, mo tocca dondolare. Tieni premuto LT per dondolarti in avanti e indietro aumentando la spinta. Premi A per saltare. Guarda come non azzeccamo, eh. Io vorrei andare sulla scala. Calla, lo sapevo io. Abbiamo dondolato poco. Vabbè, mo tocca rifare tutto il percorso. Beh, non proprio tutto. Preparatevi tutti. Il dottor Dominguez sta scendendo. Devo sbrigarmi. Sì. Se riusciamo a fare sto salto, bella di casa. Magari, forse, vero? Allora, ci riproviamo. Il dottor Dominguez sta scendendo. Cavolo, devo sbrigarmi. Forse devo oscillare un po' di più, non lo so. Vediamo se sto giro ce la famo. Corda. Spavento. Ok. Shit. E non si può parlarci la retta, per cortesia, eh. No, non mi arrendo. Ma ti pare che mi arrendo? Io poi, cioè. Sono una padawan. Vai di là. Poi. La abbiamo detto. Guarda verso la grotta. Ok. Ma se io, ecco, mi dirigo un po' più verso la scala, magari. Anche se in realtà si dovrebbe appiccare lì alla costiera, no? Olè, ce l'abbiamo fatta. Caccia John, notturna. Entro in una grotta, potrei perdere il segnale. Sì. Ho ricevuto. Terrò d'occhio la Trinità da fuori.
Fantastico, questo teschio è fantastico. Damose. Ma c'è una torcia? Funghetti. Attenzione, funghetti. Olè. Boleto, fungo dal cappello marrone e dal gambo rosso. Viene usato nelle miscele di stoicismo. Attenzione. Proseguiamo. Sembra che questa grotta di solito sia sommersa. Sorci? Da sorci? Allora, aspetta. Qua c'è qualcosa. Ok. Murali. Esamina i murali per migliorare la tua conoscenza delle lingue antiche, assolutamente. Abbiamo acquisito un punto abilità. L'occhio del serpente, la descrizione di un viaggio Maya. L'incisione su questo monolite Maya è troppo rovinata per leggerla. Ok. Allora, tiro alla corda. Però aspetta, perché c'era scritto... Missioni secondarie, manufatti, il sentiero delle stele. Il taccuino di Lara. Ok. La descrizione di un viaggio Maya. Ok, no, pensavo che c'era qualcosa di più specifico. Allora, tira la corda, usa LT per mirare, RT per scoccare frecce con corda. Ok, non c'è nient'altro qui, vero? No, a parte il sorcio, no, non c'è nient'altro. Tira, olè. Damose. Merda, aspetta. Dovevo aspettarmi. Aspetta. Allora, questo mi pare che era un collezionabile. La voce della morte. Fa cadere 5 incisioni del fischietto mortuario. Allora. Ok. Oh, che bel posticino umido. Ma perché i sorci tutti addosso a noi, a fall'uovo? Si sono spaventati per qualcosa? Che posto è questo? Allora, qui c'è un funghetto. Istinto di sopravvivenza per evidenziare oggetti importanti. Ok. Qui. Perfetto. Qui c'è qualcosa che spara flescia. Ma non puoi accendere la torcia, la re? No? Allora, lì c'è ancora qualcosa. Andiamo a prendere. Aspetta. Vabbè. Poi ci rifacciamo il giro. Celle detentive. Ok, funghetto. Materiali, credo. Allora, qui non si sale da nessuna parte. E allora, andiamo dall'altra parte perché mi pare che si poteva salire. Là. Qua no, qua. Ah, lì c'è roba da prendere. Però aspetta, prima di andare di sotto andiamo di sopra. Olè. Allora, lì c'è della roba. Come ci arrivo da quella parte? Mi perdi qua. Pelo. Olè. Attenzione, c'è un altro collezionabile. Là. Funghetto. E adesso credo che possiamo scendere in del posto. Scendi. Allora, c'era qualcosa qua. Immergiamoci. Senna. Carice di colore giallo si trova sott'acqua. Viene usato nei miscele di concentrazione. Questa non è una cassa con il tesoro. Qua, se non sbaglio, c'erano tipo murene.
Ecco, qua c'è qualcosa. Momoro? Vai su, vai su. Vai su, vai su. Capuzzola. Capoco morimo. Allora, lì c'è un'altra alghetta da prendere. Vediamo un po' però se di qua c'è qualche altra cosa. Sì, vedi, vedi, vedi. Ok, qui non c'è più una cippa. Adesso torniamo su. Beh, pigliamoci questa. Torniamo su. Olè. Grand'errima. Allora. Allora. Si poteva andare. Allora, di qua si può andare? No? Lì mi sa che non si può andare, beh. Fammi vedere un attimo. Andiamoci su. Olè. Ecco, tipo. Attrezzatura insufficiente. Per proseguire è necessario il coltello rinforzato. E quindi niente, non ci possiamo fare una cippa e dobbiamo per forza andare di sotto. Quindi ci dobbiamo buttare. E damosi allora. Oh, sei pronta la retta? Dobbiamo andare in per di là. Ci passi? Non vedi. Eccola la murena. Cioè, abbiamo scampata per poco, eh. Vediamo se c'è nel frattempo qualcosa da prendere. Altra murena. Attenzione. Respira. Non è che ci stanno dei punti di respiraggio. Ecco, scusami, scusami. Damose, damose. Damose. Ecco qui. Dobbiamo andare. E cala. Come t'aiuto? Ah, sei cavata da sola. Grand'errima. Grand'errima, la retta. Vai su, vai su. Vai su, vai su. Vai su. Te fermà, te fermà. Tanto tu sei un'acciuga. Ci passi in questo. E cala. Mo? No, vabbè. Posso dire, è incredibile, questa ragazza è incredibile. È incredibile, guardate, guardate. Cioè io mi sarei già fatta prendere dal panico, senza ossigeno. Incastrata. Abbiamo fatta. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Attrezzatura. Devo trovare il tempio che sta cercando Dominguez. Collezionabile. Diciamo che quelli che trovo, qui ci serve il coltello rinforzato. Quelli che trovo li piglio, quelli che non, quelli che trovo, quelli che vedo li piglio, quelli che non vedo non li piglio. Attenzione. Era un trappolone, eh? Non ci avete fregato sto giro, eh? Ok, damose. Vai. Jonah, ce l'ho fatta. Sono in un tempio sotterraneo. Che è? Oh, promette male. Lara, la Trinità avanza con gli esplosivi. Me ne sono accorta. Qui trema tutto. C'è una piramide. Vedo di raggiungere la cima. Ah, insomma, non so come la raggiungeremo la cima. Ciccia, bella di casa. La vedo un po'. Matica. Olè.
Damose su. Ancora, ancora, ancora. Dai. Olè. Allora, fino a qua ci siamo arrivati. Mo. Legno duro. Usa il legno duro per fabbricare frecce furtive e potenziare le armi presso i campi base. Vabbè, noi il campo base ancora non abbiamo sbloccato. Qui stiamo solo accumulando robe. Lara, come sta andando? Bene. Ci sono delle piattaforme che possono aiutarmi ad arrivare in cima. Serve del peso per abbassarle. Non ti sento più. C'è attività qui. Procedo ad avvicinarmi. Allora, serve del peso per avvicinarle, ha detto, eh? Ecco, cominciamo con gli enigmi. Andiamo un po', andiamo un po'. Devo trovare un modo, devo riuscire a issare quella campana. Aspetta che intanto ho visto collezionabile, lo stacco. Allora, devi issare la campana, quindi... Aspetta, aspetta, ho capito. Allora, attacchiamo qui. Benissimo. E poi spingiamo lì. Non lo so che fa, eh. Ah, da contrappeso. Che puzza una fasciatissima. E poi della olè. È giusto? Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare? Cioè, no, porca, mi sono dimenticata una cosa lì. Mo? Ci posso tornare indietro? Con la corda? Posso tornare indietro con sta corda? No. Posso tornare indietro di là? Olè. 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 Ecco, ci siamo dimenticati qualcosa qua. Cos'è? Oro? Minerali d'oro. Attenzione, attenzione. Ho sbagliato, vaffanculo. Allora, vai di sopra. Torniamo a bomba, quindi. Facciamo là. Là. Vai, vai. Vai, 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 vai. Ok. E poi là. Perfetto. Allora, andiamo qui se... Qui c'è qualcosa. Ok. Adesso dobbiamo andare da quella parte. E c'è un oggettino lì sotto. Come ci arriviamo? Con... con la piccozza. Olè. Allora, intanto andiamo su. E poi scendiamo giù. Moriremo come se non ci fosse un domani, ma va bene. Olè. E allora, posso... Olè. Aspetta, aspetta. Bravissima. Oh, ha capito tutto da sola. Allora, adesso dobbiamo fare così. Dondolare. No. Non devi andare su, devi dondolare. Andiamo a famo? Andiamo a famo. Aspetta però, perché poi per salire sopra... Ah sì, c'è il muro di là. Olè. Grand'errima. Ah, qui c'è anche zaino da esploratore. Indica l'ubicazione di cripte, forzieri del tesoro e kit di sopravvivenza. Ah, è così. Mappa aggiornata, segreti individuati. Bene, bene. E dove sta la mappa? Ah, ecco. Allora, qui c'è forziere del tesoro. Come ci arriviamo, di grazia? Cioè, posso dire. Vabbè. Damose su, no! Vabbè, ma dai, ma cos'è? Ma non va bene così la retta, però. Ma siamo sotto o siamo sopra? Siamo sotto, sopra, sopra. Benissimo, benissimo, benissimo. Ok.
abbiamo preso, cioè ce l'abbiamo tanto quello che avevamo preso prima, giusto? I degni dovranno essere sacrificati alla Dea Rossa, signora della Luna Calante e della Luna Crescente, progenitrice di tutti, colei che toglie la vita, colei che dona la vita. Ok, fa piacere perché qui legge lei, per cui noi tanta roba, Allora, sì, ce l'abbiamo perché il forziere del tesoro sta qua. Ok. Allora, questo lo dobbiamo tagliare, questo trappolone. Olè. Allora, dobbiamo andare dall'altra parte. Olè. A posto, grand'errima. Allora, qui mo che c'è da fare? Innanzitutto c'è da prendere roba. Devo riuscire a eliminare quei detriti. Sì, guarda io. Sì, un attimo, Faccio spippolare un attimino. Allora, questo ci serve. Devo riuscire a eliminare quei detriti. Sì, aspetta. Ho capito. Allora. No, aspetta un attimo. Allora, vediamo un po'. Devo riuscire a eliminare quei detriti. Ecco, da qua dobbiamo fare qualcosa? Intanto c'è un Buddha. Tiramolo giù. Olè. Ah no, ho capito. Dobbiamo... Sì, ho capito. Aspetta allora. Dobbiamo portare il carrello qui sopra. Ok. Vai. Olè. Poi lo dobbiamo girare nel senso di marcia giusto. Così. No, dall'altra parte. Stop. Adesso lo tiriamo a noi pesantemente. Ancora. Devo andare addosso a quei detriti. E là. Stang. Ecco, ma noi dobbiamo prendere sto coso. Aspetterei che smetti di oscillare. Ah, ecco, ha tirato sull'altro, perfetto. E poi andiamo sulla scala. D'accordo. Un punto abilità. Attenzione, abbiamo preso un punto abilità. Oddio. Vai su. Quello scendeva. Mica ce l'ha detto che scendeva poi, Allora. Cosa c'era lì? Abbiamo lasciato qualcosa là. Vabbè. Ormai è andata, non ci posso manco più tornare. Ok. Damose. Giretto di Peppe intorno a Reale. Oh! Porca puzzola, affasciatissima. Ok, qua dobbiamo scendere con la corda. Perfetto. Vai, siamo arrivati praticamente, no? Olè. John. John, c'è un affresco qui. Rappresenta uno scrigno. L'iscrizione dice Scrigno d'argento di Ischel. Ecco cosa c'è nella città segreta. Questo è un mito maya. Dice che lo scrigno evocherà il dio Kukulkan. Il dio della creazione. E la Trinità lo vuole. Aspetta un momento. Mi sembra di vedere una serie di cataclismi. Uno tsunami... Una tempesta, un terremoto, un'eruzione vulcanica. E pensare che è il dio della creazione. Beh, per i Maya Kukulkan è il dio della creazione e della distruzione. Mm.
Questa sembrerebbe la costellazione dell'Idra, ma le stelle sono fuori allineamento. Ho trovato un pugnale. E c'è un'iscrizione. La chiave del cuore di Ishel apre la via alla purificazione. Non possiamo lasciare che lo prenda la Trinità. Ci serve un piano. Merda. Lara, ci sono le guardie della Trinità. Macello. Macello. Merda. John, sali più in alto. No, no, l'hai preso, vero? Presto. Macello, hai fatto un macello. Chi? Il dottor Dominguez e altri uomini. Abbiamo trovato ciò che cercavamo. Ottimo. E l'assedio inizia. Esatto, è a quello che servono i rinforzi. Ho sentito, va bene. Dominguez arriva stasera. Ho capito. Ti sto solo dicendo che con questa pioggia si allagherà. Che cazzo credi che stia facendo? Sto controllando la pompa dell'acqua proprio ora. Muoversi sui muri. Assicuriamoci che sia tutto a posto qui. C'è solo lui. Mazzate. Va benissimo, benissimo. Tutto a posto, l'abbiamo riparata, l'abbiamo riparata. Rispondimi, quanto ti manca con la pompa? Aiutami a preparare queste luci. Operazione Blackout partita. Eliminare dal sito ogni traccia degli operai locali. Oh, cazzo! L'avevamo previsto. Proteggete il perimetro. Cosa ci sarà là dentro? Non so, ma sembra che i valori siano fuori scala. Pensiamo solo a controllare il perimetro per l'arrivo del comandante Rourke. Saremo pronti. Pronti, arrivano gli ispettori. Ma qui non si attivano proprio, cioè non so, manco gialli. Aspettino. Tranquillo, ci penso io. Ci stiamo mettendo troppo. Se Dominguez dovrà aspettarci al suo arrivo, non sarà una bella situazione. Rapporto? Copertura, via. Ricevuto. Lì c'era il cancello. E lì c'è qualcosa, però, aspetta. Sono qui. Già? Sì, l'operazione Blackout va più veloce del previsto. Kit medici. E come possiamo... Odio questo posto così arretrato. Non c'è verso di far funzionare nulla. Andiamo. Pronti, arrivano gli ispettori. Quasi carico. Qualcosa? No. Vado a investigare. Venghi. Uno solo però, eh. Vado a investigare, investighi. Attenzione, silenziosi come... Odio questo posto così arretrato. Non c'è verso di far funzionare nulla. Sei un po' ripetitivo, posso dire? Oh, a posto. Va benissimo. Prendiamo robe da qui. Non abbiamo preso robe da quest'altro, che dove è finito? Ecco. Ok, a posto. Allora, ragazzuoli, io direi che per oggi possiamo concludere qui questo primo episodio di Tomb Raider. Ecco,
proseguiremo da qua nel prossimo, per cui niente, detto questo io vi saluto e un salutone da me e da Lara, che siamo molto umide, piove, e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.